One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Tratto da una storia vera. Quante volte avete sentito ripetere questa frase in relazione a un film? Vale anche per quello che vi raccontiamo oggi, perché questo racconto è preso da un triste episodio di cronaca che riguarda una delle pagine più oscure nella storia del nostro paese. La pellicola è Padre Nostro. La vicenda si apre nel 2020 a Roma. All'interno della stazione della metropolitana c'è un blackout. Grande scompiglio, la gente è in preda al panico. Un uomo corre ma è affaticato, si ferma per prendere un po' di fiato e sembra riconoscerne un altro. Entrambi si fissano e sembrano sotto shock. Salto indietro, fino al 1976. Siamo sempre a Roma durante quelli che passeranno alla storia come gli anni di piombo. Una mattina Valerio, un bimbo di 10 anni, da dietro la finestra assiste brutalmente all'attentato ai danni di suo padre Alfonso, un importante commissario di polizia, per mano di un comando di terroristi che lo attende in strada. Il funzionario rimane ferito, ma non muore. I genitori ignorano che il ragazzino abbia assistito alla scena e che per un istante il piccolo abbia incrociato lo sguardo di uno degli attentatori che invece è stato colpito e muore sul colpo. Quell'estate sono tutti comprensibilmente sconvolti intorno a Valerio, il quale ha stretto amicizia con Christian, un ragazzo sfrontato, più grande, che sembra venire fuori dal nulla, tanto che gli spettatori sono portati a pensare che si tratti di un amico immaginario. Ti avevo detto di aspettarmi in soffitta. Non lo so, ma mi stavo annoiando. Aspettami. Ciao, Fernanda. Vai, veloce! Ora guido io. No, guido io. Fiamma, via, veloce. Ci sarà un secondo. Corri! Valerio non ha mai superato il momento dell'incidente del padre e infatti ha cominciato a sviluppare una sorta di ansia che si manifesta ogni qualvolta, insieme alla sua famiglia, deve compiere un percorso diverso, come per esempio un viaggio in Calabria, effettuato in macchina e osteggiato dal tipico traffico vacanziero. Si verificano diversi episodi nei quali il bambino sembra sviluppare panico, che va di pari passo con quello di entrambi i genitori, che cercano di non far percepire ai loro figli la presenza costante di una scorta, perché sono costantemente un obiettivo dei terroristi. In tutto questo, persino durante le vacanze in Calabria, ogni tanto si affaccia Christian. È come se questo ragazzino ribelle sentisse il gravoso compito di alleviare la sofferenza del suo giovane amico. Il papà di Valerio, Alfonso, comincia a mostrare interesse per l'amico di suo figlio e da qui comprendiamo che non si tratta di una figura immaginaria partorita dalla mente di Valerio. La presenza di Christian nella vita di Valerio non è casuale. Il misterioso ragazzo nasconde una realtà inconfessabile che verrà fuori durante uno di quei giorni di vacanza. Un filo rosso che viene spezzato per poi ricongiungersi molti anni dopo, casualmente, dopo un blackout all'interno di una stazione della metropolitana. La storia a cui si ispira è quella capitata alla famiglia del regista Claudio Noce, che ha scritto questo film mettendo al centro la figura di suo fratello più grande, che all'epoca di questi fatti aveva 11 anni. Il loro padre, il prefetto Alfonso Noce, è stato al centro di un attentato terroristico a metà degli anni 70. Protagonista è uno strepitoso Pierfrancesco Favino, che ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al Festival di Venezia. Insieme a lui, Barbara Ronchi, i due ragazzini, Mattia Garaci e Francesco Gheghi, e anche Valeria Solarino con la piccola Lea Favino, la figlia di Pierfrancesco. Padre Nostro è disponibile su Netflix. Fazzoletti, 4 su 5. Popcorn, 4 su 5. Lo consiglio perché il film suona come una lettera dedicata al padre. Buona visione!